È sempre più vicina la data del 24 giugno prossimo, quando il CIO a Losanna prenderà la decisione finale in merito a quale città sarà chiamata ad ospitare i Giochi Olimpici del 2026. Ma intanto Confindustria Belluno Dolomiti si adopera in vista dell'appuntamento dei Mondiali di Cortina 2021. Confindustria Belluno è fortemente impegnata sul tema dei mondiali e auspicabilmente delle Olimpiadi. Tanto è vero che la Presidente sta seguendo i due dossier in prima persona e inoltre ha delegato una persona di spessore, di grande esperienza e di competenza come Alessio Cremonese, quale suo uomo di fiducia per seguire questi due appuntamenti. Più nel concreto, come associazione ci siamo chiesti anche quale poteva essere il supporto da dare all'organizzazione intanto dei mondiali di Cortina 2021 e la risposta che ci siamo dati dopo un confronto con la fondazione è il tema della mobilità, un tema fondamentale perché si tratta di favorire l'accesso a Cortina con una rete viaria che sappiamo essere fortemente problematica. Per questo abbiamo istituito un tavolo e ci siamo dati alcuni obiettivi anche a breve scadenza, proprio per definire insieme un piano della mobilità integrato, quindi fare in modo che il turista che decide di trascorrere una settimana a Falcade abbia la possibilità già nel pacchetto di acquisto di capire come raggiungere Cortina senza spostare la macchina. Questo ovviamente vale per Falcade come per molte altre località della nostra provincia, perché l'obiettivo è di fare in modo che questo sia l'appuntamento di Cortina, della provincia di Belluno e della regione Veneto. Offrire pacchetti integrati, ha dettagliato Alessio Cremonese, vicepresidente di Confindustria Belluno Dolomiti, con delega ai grandi eventi, significa proporre servizi di qualità, quali il transfer dagli aeroporti e dalle stazioni più vicini, l'hospitality, i tickets per le gare dei mondiali, gli ski pass, gli eventi collaterali. Muoversi uniti fin da ora, quindi, con una visione complessiva è un imperativo categorico, ha concluso Cremonese.